fare errori. Hanno mai terminato il ponte, quindi. Dopo gli avvenimenti di Porta Fenice, non sembrava una grande priorità.
soffia! Vieni qui a darmi una mano. Ehi, non è che mi daresti una mano, vero? E ti pareva un portatore. E io che pensavo che la fortuna mi avesse arriso. Comunque, meglio delle briciole di cristallo che niente. Anche se mi addolora usare il marchiato di qualcun altro. Ehi, puoi capirmi, vero? Mi serve il tuo aiuto. Quei dannati pennuti hanno puntato il mio carro e mi hanno circondato. Come se non fossi già in ritardo. Ho una cosa speciale da consegnare prima del resto, ma non oso lasciare incustodito il carro. Non è che potresti correre al rifugio di Marta per me? Ma devi andarci in fretta, eh? D'accordo. Bravo, così ti voglio. Ecco, tieni. Mi raccomando, consegnalo allo stagliere e a nessun altro. Mi deve dare una ricompensa. Se la consegna a te, girala al tuo maestro come mio ringraziamento. Su, va ora. E cerca di non fare deviazioni lungo la strada. Allora, consegna il pacco che ti ho dato allo stagliere del rifugio di Marta e ringrazia la tua padrona da parte mia. Yeah!
Stavolta no. Garuda, concedimi la tua forza! Stavolta no! Eccoci qui, il rifugio di Marta.
Proprio imponente. Yeah!
uno dei nostri marchiati. Lo prendiamo? Non è dei nostri. Guarda, è con la sua padrona. Sei tu lo stagliere? Devo consegnarti questo. Sì, è per me, non c'è dubbio. Tuttavia, non so perché me lo consegni un portatore. Che ne è di quello stupido mercante? Non è potuto venire. Il suo carro era assediato da Chocobo selvaggi. Ah, mi sembra giusto. Sarà stato carico di erbe Ghisal. Fino all'orlo, direi. Erbe Ghisal? I Chocobo ne vanno matti, no? E se dimentichi di chiudere bene il carro, l'odore esce e attira i volatili anche da grandi distanze. Sia chiaro, per un mercante sono un buon investimento, specie da queste parti. Ma non bisogna esagerare, come il nostro comune amico ha appena scoperto. Però ho avuto le merci e tanto mi basta. Porgi i miei omaggi al tuo maestro. Passano diversi viandanti e mercanti da qui. Mi tengono impegnato, questo è certo. Pensavo di fare fortuna con i loro mangimi. In questo passo finirò per puzzare a vita di Chocobo.